Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e iscritti più venuti, bentornati su Giovi HD Spock. Io sono Giovi Spock, ma ormai ben sapete tutti. Siamo su console perché oggi esce l'episodio del Neymar Road to Brazil. Volevo dirvi che l'episodio, il primo episodio ha superato velocissimo i 40 mi piace, quindi vi chiedo ancora una volta di arrivare a 40 mi piace per il prossimo episodio. Intanto ho acquistato Emerson, tesoro generale del Livorno brasiliano. Volevo dirvi di consigliarmi anche dei centrocampisti brasiliani argento, sempre argento. Prima deciderò di fare una squadra argento e panchina con qualche riserva argento e poi inizierò a fare gli euro. Allora, vediamo se riusciamo ad arrivare lo stesso a superare i 40 mi piace in un giorno. Vediamo, mi metto alla prova, vediamo se vi piace questa serie, spero che vi piaccia. Volevo dirvi che in questo episodio le prime due partite non ve le porterò completissime, perché comunque oggi Legato ha deciso di fare i cazzi suoi. In pratica registrava e non registrava, ogni tanto se ne andava, quindi mi è andato perso qualche clip pure, qualche clip iniziale, perché poi sono riuscito ad aggiustare il guasto. Vabbè, il primo gol è arrivato, come avete visto, con non mi ricordo, vabbè, siamo già su 2-0. Poi arriva il gol di Enrique sul rigore, atterrato, vabbè. Poi arriva anche 2-2 al 61esimo e finisce così 2-2. Primo pareggio in divisione 9. Portiere loro, migliore in campo, naturalmente io avrò fatto una ventina di tiri, 17 tiri, 14 in porta, quello 3 tiri, 2 in porta, 2 gol. Dettagli. Quindi siamo 2-2, questo è già l'1-1 al 35esimo, perché come vi ho detto Legato era un po' rincoglionito, vabbè. 1-1 in questa seconda partita, poi il 2-1 arriva con Ari, davvero fortissimo Ari. Poi arriva anche questo bel gol con Bosetti, sì, davvero forte anche, bel tiro. Finisce 3-1, altri 3 punti che ci permettono di ambire alla promozione, salvezza già ottenuta. Poi come terza partita incontriamo questa squadra, il primo gol arriva con questo bel, ci fa bene, con questo passaggio per la testa di Neymar, che di testa a 58, quindi capirà. Poi arriva anche il gol con Ari, rallentatore proprio al 27esimo. Arriva il gol del 2-1 con De Jong, passaggio in mezzo, proprio il difensore sembra per i cazzi suoi, vabbè, però arriva anche il 3-1 sul finire del primo tempo con Neymar. Poi arriva anche il 4-1 con Ari, che stava anche per sbagliare. Vabbè, al 78esimo finisce così 4-1. Fuori casa, altri 3 punti. Arriviamo a 10 punti, promozione ottenuta, benissimo. Ora abbiamo per il titolo. Il primo gol arriva al 19esimo con Neymar. Poi arriva anche questo palo di Neymar. Non so come si chiama, entra direttamente di porta e fa pure bene. Arriva questo calcio di rigore, atterrato, netto, non si arriva neanche a vedere il replay. Neymar, volevo fare il cucchiaio, ma è andato sul giallo, però è andato anche bene perché non è neanche uscito, quindi al 33esimo 3-0, mi fa anche il gol, questo gol, ma secondo me era un altro gol, perché il portiere l'ha buttata dentro, cioè, non lo so, vabbè. Arriva anche un altro gol all'81esimo, arriva però anche il 5-1 del mio avversario, con Niang, che praticamente giocava solo con Niang, prendeva Niang e andava. Vabbè, poi arriva anche 6-1 al 90esimo con Neymar, diciamo, sa fare dei bei dribbling, lo sicuro, bellissimi. Le sue 5 stelle mosse, abilità e piede debole si sentono tutte, perché tirate di sinistra e di destra come cazzo volete, segnate. Mi avete consigliato Mike Husel, vabbè, l'ho comprato. Ho comprato anche Fabinho, terzino destro, perché avevo bisogno di un terzino. Quindi ricordo di consigliarvi un centrocampista. Questa è l'ultima partita, il primo gol arriva con Neymar, avete visto il bel mancino che ha fatto l'undicesimo, bello. Poi arriva anche il gol con vabbè, col pallonetto. Poi Marcusel, il nuovo acquisto di destro, 21esimo 3-0, poi ancora Neymar col suo destro a giro al 32esimo. Poi arriva anche questo gol perché il portiere esce un po' alla cazzo di cane e Neymar lo faccio entrare direttamente con la palla. Arriva anche il 6-0 con chi? Mike Husel,
Ma vabbè, 6-0. E quindi primi 3 punti in divisione 8. Si parte bene. Ebbene ragazzi, se questo video raggiunge il 40 mi piace, caricherò il prossimo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mettete mi piace alla pagina Facebook perché ci sarà il Pink Slips per i 500 iscritti. Vi ricordo di passare anche da FIFA Coin Zone se volete acquistare crediti. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, bella a tutti e al prossimo video.